Buongiorno, oggi 21 maggio 2022, ci troviamo qua alle pendici del Monte Gazzo per l'inaugurazione del planetario, nuovissimo planetario che stamattina è stato inaugurato e questo pomeriggio c'è la dimostrazione pubblica proprio. E ora vediamo un po', dovrebbe venire Mario a darmi una mano perché so che è sempre presente, vediamo un po', dovrebbe... Ciao Bruno! Ciao, ciao! Ah. Allora, anche tu qui? Sì, beh, per forza, dai, ci eravamo dati appuntamento. Pensa un po' che... Tu hai già fatto delle riprese mentre lo montavi, sì, hai già fatto un servizio. Sì, esatto. Io invece sono stato uno di quelli che hanno inaugurato l'osservatorio astronomico dell'Università Popolare Sestrese. Che anno era più o meno? 1984. Ah, nell'84. Sì, sì, sì. Va bene, ora scendiamo qui. C'era sindaco Cerofolini, ecco. Era venuto lui. Allora, vediamo un po', attenzione, questa discesina può... vediamo un po', vai piano. Qui ad accoglierci chi c'è? Non so, non la conosco, lo dirà lei. Mi chiamo Evelyn. Ecco, Evelyn, sì. Evelyn, benissimo. È una socia del gruppo, sì, sì. Oggi fa solo da hostess. No, sono una socia e sono la responsabile della didattica. Perfetto, ci vuole qualcuno che spieghi. Mario, esatto. Io ho visto qualche foto di lei che col piccone che scavava lì, che scavava. Sì, perché bisogna mettere il bagno per i disabili e bisognava farlo e in quel momento c'ero io e quindi ho picconato. Quindi è una che proprio si dà da fare. Allora non solo didattica, ma anche pratica. Allora pratica. Questo è un punto di accoglienza subito, sì, esatto. Appena uno arriva. Mette la firma. Mario, allora mettiamo la firma. Sì. Ne ho già messo una quando è stato inaugurato l'osservatorio. E ora l'altro. Ok, qui c'è gli articoli di il giornale di oggi, che bello. Sì, questo c'è anche Repubblica, c'è anche, questo è Repubblica Alberto Puzzone, che è venuto anche oggi all'inaugurazione, e poi c'è anche sul sito. Inaugurazione fatta questa mattina, mi hanno detto, sì, io ero occupato in un'altra faccenda e mi hanno detto che c'era anche la banda, la filarmonica, sì, di Sestri, sì, sì, come era venuto già quell'altra volta. E infatti Enrico l'ha detto, era molto emozionato. Andiamo a vedere com'è dentro. Andiamo. Io ho visto ai suoi tempi, ho visto quello di Madame Tussauds a Londra, ovviamente, in Baker Street. E quindi... Lui è il direttore. Due parole dal direttore. Sì, giusto. Allora, siamo finalmente arrivati velocemente a una cosa che quest'inverno, quando se ne parlava su di sopra, sembrava remota, lontanissima, si stava pensando di fare la piattaforma, e invece oggi possiamo dire che esistiamo. Sì. Diciamo che abbiamo avuto un poco di tempi morti durante il periodo nel periodo dell'iter di approvazione. Ah, detto tutto. E poi da salve, qui abbiamo il responsabile. Responsabile lui. Io sono soltanto responsabile della divulgazione, lui è direttore. Quindi... Ah, ecco, il ruolo. Planezio? Planezio verrà più tardi. Così abbiamo almeno la vecchia guardia, siamo la vecchia e la nuova guardia, perché quando abbiamo inaugurato quello c'era... Allora eravamo proprio in questo posto qua. Sì. E io ero venuto col sindaco, avevamo cominciato da Piazza Consiglia, siamo venuti su lungo il vivaio e io ero di casa perché con gli amici qua del vivaio e poi siamo arrivati qua, è stata una giornata stupenda, l'inaugurazione. E oggi sono contento. Illustraci un po' qualcosa, ecco. Allora questo è il planetario. Planetario, siamo riusciti dopo quattro lunghi anni ad avere questa struttura che ci permette, eravamo adesso dentro con un gruppetto di persone a fare didattica, a viaggiare nel tempo, nello spazio, perché con questa è una macchina dello spazio e del tempo, anche con questi cieli qua possiamo osservare il cielo, anche se sintetico, però ci permette di spiegare fenomeni che altrimenti non si potrebbero spiegare. Funziona tutto, è tutto regolare? È tutto funzionante, perfettamente. Proiettore. Importante cosa,
non è più necessario aspettare il tempo buono e venire di notte. Ecco, qui si può venire anche ora che noi, c'è il cielo noi, coperto. Noi favoriamo sempre le visite notturne perché certo. Il cielo vero è quello che ci emoziona di più. Però anche questo è uno strumento che è diventato, come dicevamo stamattina, è diventato una cittadella astronomica. Ora siamo completi, abbiamo una struttura completa, abbiamo planetario, abbiamo il nostro osservatorio che continua a fare il suo egregio lavoro e quindi possiamo esprimerci al potenziale massimo di un'associazione. Se si va in qualsiasi altro osservatorio, non tutti hanno questa fortuna di avere un sistema così completo. Noi abbiamo una struttura oramai professionale. Qui in Liguria ce n'è altri tipi di questi planetari? Ci sono. Ci sono. Ce n'è uno o due, non di più. Ah, ecco, sì, credevo fosse quello l'unico. C'è quello dell'Antola. Sì. Passo un attimo la parola a Enrico. Ah. Sì, vabbè, la cosa importante è un po' quella che abbiamo detto, cioè che questa struttura non manda assolutamente in pensione il resto, è uno strumento didattico che si affianca a quello che abbiamo. Chiaramente è sempre bello vedere il cielo dal vivo, però comunque sia un bel completamento, ecco, quindi è un'ottima cosa. Abbiamo con piacere qui vicino il nostro caro Planezio, che è stato il primo direttore dell'Osservatorio Astronomico di Genova. Dopo la costruzione, ma il giorno dell'inaugurazione era già qui presente. Sì, no? Ma non ero ancora direttore, non diciamo ancora la verità, era il comandante Lossada, mi pare. Ah, sì. Poi noi come associati, sì. Vabbè. E allora, soddisfatto? Sono soddisfatto e sono esterrefatto, perché è una cosa questa che è durata diversi anni, sono anni che ne parlano, e se io avessi dovuto scommetterci contro, come ho detto stamattina all'inaugurazione, lo avrei fatto e avrei giustamente perso, perché non credevo che sarebbero, nonostante gli intoppi burocratici di tutti i generi che hanno avuto e di più, sono riusciti a fare una cosa del genere. Io sono sbalordito, non me lo sarei creduto. E non posso che dire, ragazzi, scusate che non ci ho creduto, scusate. Allora, il merito del caso e della costanza. No, il merito del caso parlo da ex direttore. Uno staff così non l'abbiamo mai avuto e un direttore così non c'è mai stato all'osservatorio. Lo dico, io sono stato direttore, ma io un direttore così mi fa sentire un verme. Grazie Planezio, vale, grazie, buona giornata. È grosso come la Terra, ma c'è un'atmosfera che è tremenda, c'è un effetto serra che è tremendo, entra il calore e non riesce più a uscire. Sono 400 gradi sempre su Venere. Questa qua è come è fatto Venere sotto l'atmosfera. È tutto vulcani che eruttano sempre e provocano questo effetto serra. Questa la riconoscete, dai. Questo è il nostro pianeta, il più bello, la Terra azzurra, e c'è l'acqua, è l'unico pianeta che ha l'acqua allo stato liquido e può ospitare la vita. È in una posizione tale, di distanza dal Sole, dalla sua stella, che può ospitare la vita. E questa è la Terra di notte, un po' troppe luci però, a noi non piacciono. Guardate dove c'è l'Italia, quanta luce c'è, l'Europa, guardate rispetto all'Africa quanta luce c'è. Difatti i grandi telescopi, quelli che guardano lontano nel cielo, sono messi nel Sud America o in Africa, proprio perché non c'è l'inquinamento luminoso delle città. Guardate la differenza tra Sud America e Questa è la Luna, questa è la nostra Luna, anche questa ha subito una marea. Thank you.
Mario, questo pomeriggio Paolo Colonna è qui con noi e puoi fare qualche domanda. Ma certamente, una cosa che a noi piace molto, infatti ogni tanto veniamo a vedere le stelle da queste parti, però un astrofisico come lei ci induce a fare delle domande particolari. Giusto. Potete sfogarvi come volete con le domande. Non siamo all'altezza noi. Intanto le diciamo, in questa evenienza per noi molto importante, sì, noi come genovesi, come frequentatori di questo centro astronomico, onestamente lei come vede questo impianto che è stato realizzato? No, sono contentissimo, ne parlavo poco fa, è un'occasione bellissima, una bellissima dimostrazione di organizzazione proprio dal cuore, dalla passione. E non è una passione qualunque quella astronomica, è una passione che va tutta quanta sulla cultura, sulla conoscenza, l'arricchimento di se stessi e degli altri. Con questa struttura l'Osservatorio Astronomico di Genova riesce a fare anche delle cose migliori di prima, ancora di più rispetto a prima, perché il planetario replica la volta celeste e quindi permette di fare anche a cielo nuvoloso e anche di giorno guide al cielo e illustrazioni delle costellazioni, della storia che ha anche riguardato l'uomo, oltre che dell'astronomia. Quindi no, non posso che essere più favorevole di così, non potrei essere più favorevole di così ad un evento del genere. Ecco, e tra l'altro volevo ricordare un piccolo particolare. Tutto questo è nato anche per la volontà degli associati. Non è che dietro ci siano delle aziende, certo, o delle pubbliche amministrazioni, sì, qualche aiuto, però è il frutto di noi tutti associati, abbiamo collaborato in qualche maniera realizzare queste cose. Lo so e si vede. So che la struttura è nata nell'88, per esempio, questo osservatorio, e ci sono giù i telescopi della prima generazione che sono stupendi, sono veramente delle cose meravigliose. Ma si vede, si sa, cioè gli astrofili hanno questa cosa, ripeto, nasce dalla passione, dal cuore, dall'impegno personale, ed è positivo proprio perché si va verso la formazione, la cultura, l'inculturazione, diciamo, l'educazione di tutti, degli altri in maniera praticamente gratuita, sulla spinta della propria passione. Sì, è bellissimo. Scusa Mario, prima l'abbiamo interrotto. Ecco, all'interno della voleva cupola, magari illustrare qualcosa o dire qualcosa all'interno? Posso provare a dire qualcosa all'interno? Sì. Anche se non è casa mia, visto che... Ecco, prego. Va bene. Sì. Qui stiamo entrando nella cupola principale dell'osservatorio. Sì. Dove è al momento alloggiato un telescopio su una montatura piuttosto evoluta, una IQ8, ed è un bellissimo C11, un Schmidt-Cassegrain F10 di 28 cm che dà immagini superbe del cielo. Poi però, io ripeto, sono un ospite più o meno, anzi più di voi, e quindi lascerei per illustrare la cupola, la struttura, magari la parola ad uno interno dell'Osservatorio Astronomico di Genova. Io faccio parte dell'osservatorio dal 2015. E dunque, se ci troviamo nella cupola principale, come diceva il nostro amico Colonna, questo è il nostro strumento principale che ha sostituito quello che i nostri soci fondatori hanno realizzato tanti anni fa. È stato installato su questa colonna centrale che poggia indipendentemente dalle fondamenta dell'osservatorio, quindi consente di effettuare delle fotografie astronomiche senza il pericolo di indurre vibrazioni alla gente che cammina nell'intorno del telescopio. La cupola è anche questa realizzata assieme all'osservatorio, ha un movimento che è indipendente da quello del telescopio, nel senso che il telescopio si muove controllato dal database, dai motori controllati dal computer, quindi basta selezionare cosa si vuol vedere e lui ce lo mostra. La cupola viene azionata manualmente tramite un controllo manuale e quindi si orienta opportunamente per consentire la visione di quello che si intende osservare. Mi sembra molto esaustivo quello che hai detto e noi siamo felici oggi di essere qui non solo a vedere queste cose che conoscevamo già, ma soprattutto perché oggi è una giornata importante. Perché? È oggi una giornata storica perché continuiamo il lavoro che è stato iniziato anni fa, dopo la costruzione dell'osservatorio. Siamo finalmente riusciti a costruire un planetario, il planetario dell'Osservatorio Astronomico di Genova, che completerà il quadro divulgativo, soprattutto nell'ambito scolastico. Perché un planetario consente di avere a disposizione un cielo notturno anche di giorno e anche col meteo avverso.
e poi con lui si può viaggiare nel tempo e nello spazio, osservare tutto quello che si vuole. Per il piacere di tutti i ragazzini e gli alunni che saranno ospite sicuramente nelle prossime, nei prossimi giorni. Bene, salutiamo ancora Paolo. Grazie, Colonna. Colonna. Marco. Ciao Marco. E andiamo a vedere finalmente l'interno invece del planetarium. Ora facciamo un viaggio ben più distante, usciamo proprio dalla galassia, vedete gli anni luce come corrono, siamo già a quasi 500 anni luce, rallentiamo un attimo per poi partire a una velocità smodata, perché dobbiamo percorrere 2 milioni e 500 mila anni luce per raggiungere la galassia più vicina a noi, la galassia di Andromeda. E di Andromeda perché traguarda la costellazione di Andromeda. Ok? Eccola qua che appare. È una galassia gemella della nostra galassia, è una galassia a spirale e noi, se fossimo in questa galassia, saremmo in uno dei bracci periferici della spirale. Al centro c'è la concentrazione di stelle, sono circa 400 miliardi di stelle. Si chiama Bulge il centro, dove è stato fotografato, non so se avete visto questi giorni, è uscita la fotografia del buco nero al centro della nostra galassia. È quello che ci tiene un pochettino tutti incollati in questa grande famiglia di stelle. Tra i visitatori non poteva mancare chi? Intanto mio nipote Matteo Aducci, che è un tipo sportivo ma è anche molto coinvolto in associazioni collaterali, vero? Sì. Tu sei già un esperto qui dell'osservatorio. Beh sì, io sono venuto con gli scout a pitturare la parte dietro dell'osservatorio, ma comunque sono un appassionato di queste cose, di questi eventi che mi intrigano molto. Bene, e qui non ci sei ancora entrato. Ora vedrai tra poco una meraviglia, sai che ci sono tutti i pianeti, tutte le stelle, è una cosa che viene bene anche una giornata come oggi, anche di giorno, mentre invece su di sopra dovevamo venire solo di sera. Beh, sono molto curioso di questa struttura e non vedo l'ora di vederla. Va bene, allora fra poco ci faranno entrare, quando è finito questo turno entreremo anche noi per vedere una cosa che a Sestri è nuovissima, direi anche a Genova. Allora Stefano, contento di questa cosa stamattina e oggi pomeriggio? Ma bellissimo, orgoglio sestrese, hanno lavorato tutti benissimo, un'organizzazione favolosa e siamo qua a far fare i laboratori ai bimbi, ma veramente sempre col vento in poppa, veramente. Bravo, complimenti bravo a tutti. Sì, sì. E un'ultima cosa, e quelli che escono cosa dicono i bambini? Come sono rimasti colpiti da questa cosa? E quando vedono i pianeti avvicinarsi, che sembra che ti caschino in testa, fanno un così di sorpresa. Sì, è vero, c'era la canzone anche, sì, bello, molto bello. Vi seguo, siete bravissimi, complimenti, continuate così, giro per Sestri comunque, complimenti. Grazie. E come si dice, Sestri Ponente, sempre presente. Buongiorno cara Denise, ma cosa sono questi bicchierini con queste cose brillicose? Stiamo riempiendo dei bicchieri con del colorante per costruire una galassia in un barattolo. I bambini riempiranno le loro galassie con colorante, cotone e brillantini e avranno una galassia colorata tutta unica e loro. Mamma mia! Praticamente il cosmo è un bicchiere. Che roba, oh. Una galassia dentro un bicchiere. È proprio molto... Ecco, guarda. Coloriamo, aggiungiamo un po' giallo di stelline, perché nella galassia ci sono le stelle, un po' di polvere interstellare. Il buco nero, direi che è questo colore. Abbiamo anche il nero in teoria. Eccolo. Facciamo le galassie scure, io ho fatto e vedere. Se uno lo beve cosa succede? No. È colorante alimentare. Ah, quindi... Al massimo beve dei brillantini, che non so quanto sia indicato, però il colorante alimentare possono bere. Non mi fido dell'acqua più che del colorante. Qualche risposta dai bambini che hanno ricevuto questo omaggio? Erano tutti contenti, sono andati via 20 minuti prima, hanno finito pure in anticipo.
Venga. Anche lei ha preso l'acqua brillante? No, io abbiamo portato un gruppo di bimbetti, delle mie figlie, degli amichetti, e sono rimasti contentissimi perché hanno un pezzo di pianeta, di galassia. Pezzo di pianeta, e sono felicissimi, sì. E se lo portano a casa? Certo, sono entusiasti di questa cosa, hanno detto anche che si illuminano, non lo so, hanno detto che sono delle stelline con la luce notturna, sì, sarà magari un successone. Bella, bellissima, complimenti, eh? Ciao, è una manifestazione ciao. All'ater dell'inaugurazione, ma è un'idea molto molto brillante, posso dirlo? Letteralmente. E ora Mario, sono ancora qualcuno o c'è ancora dentro? Sì, che... sì, c'è ancora un turno e la cosa bella è sentire i bambini soprattutto che rimangono meravigliati a vedere questi... tutti questi pianeti che gli vengono addosso, vero. Le luci, e poi li interrogava, gli diceva: questo cos'è? Mercurio, questo cos'è? Marte. Io sono rimasto veramente stupito di sentire questi bambini che hanno 8-9 anni che conoscono già molti pianeti, quindi qui si ritrovano un po' direi quasi a casa. Va bene, allora salutiamo tutti e... concludiamo questa giornata. A venire qui, no? Certamente. Si può passare tranquillamente dalla ferrovia, dopo la ferrovia della costa, oppure con l'automobile si arriva fino in cima. Dove c'è il ristorante da Cieli. Sì, il famoso Cieli, c'è anche... Però da non mettere la macchina nel parcheggio privato. No, purtroppo no, perché loro hanno le loro esigenze. Ma c'è anche sotto il Marmaio, che è il mio amico lì. No, però quindi... nella strada c'è abbastanza spazio da mettere. Sì, si può. Poi non è che debba venire milioni di persone, no? Sì. Okay. Va bene, allora... grazie a tutti di seguire queste nostre cavalcate per Sestri. Oggi è stata una giornata memorabile, questa mattina l'inaugurazione con la banda e con le autorità e soprattutto con degli intenditori di spazio, questo è importante, di spazio e di astronomia. Certo. Questa è la materia. Va bene, grazie Mario. Appuntamento per il prossimo video. Ciao. Grazie a te Bruno per quello che stai facendo. Ciao.